Il soldato che non ha nome, il soldato che rappresenta tutti quei caduti in guerra di cui si è persa l'identità immolandosi per la patria. Quella figura è il milite ignoto e quest'anno compie 100 anni. Era infatti il 1921 quando con una legge italiana venne istituita la sua figura e da allora ogni anno, nel mese di ottobre, la comunità vicentina ricorda i tanti troppi soldati caduti durante la Grande Guerra e rimasti appunto senza nome. In occasione del suo centenario la provincia ha deciso di costituire una cabina di regia per l'organizzazione e il calendario delle cerimonie commemorative. La volontà provinciale è proprio quella di dare massima istituzionalità a questo evento, segno di un momento importante, a chiusura di un grande conflitto che ha portato ad unire gli animi degli italiani. Nel gruppo di lavoro fanno parte, oltre al comune di Vicenza e di Schio, anche i comuni di Asiago e Bassano del Grappa, terre, montagne, che sono state prima linea di una guerra sanguinosa. Fermento che vede attive le associazioni d'arma, scrigno ognuna di storie e episodi da raccontare e celebrare, coinvolte anche le scuole. La cerimonia di chiusura delle celebrazioni potrebbe tenersi in Piazzale della Vittoria, a Vicenza, luogo simbolo della provincia e punto d'osservazione privilegiato verso le montagne vicentine.